cavalieri di Sestri Ponente danno la loro magnifica risposta a quelli di Monfalcone e di Trieste. Essa porta il nome augurale sul mare di Andrea Doria, che con quello di Genova brillerà sulle eliche. Questa turbonave di 25.000 tonnellate è la maggiore unità costruita dopo la guerra. Riti consacrati, commozione sempre nuova. Dopo la benedizione impartita dal vescovo di Genova, la madrina, signora Saraga, abbassa l'accetta sul nastro azzurro. Si frange la bottiglia e la nave comincia a scivolare verso la sua vita. Silenzioso questo inizio del tragitto, come gli attimi iniziali di una esistenza umana. Il primo sciacquio è come il primo vagito. La Doria offrirà ai 1200 passeggeri aria condizionata, 3 piscine, 4 cinema, telefono in ogni cabina e perfino l'autorimessa. Farà la rotta di New York. Genovese barcherà l'oceano di Cristoforo Colombo.